Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno dell'odore divino e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 13, 22 novembre 1921. Continuando il mio solito stato e vegliando quasi tutta la notte, il mio pensiero spesso spesso volava al mio prigioniero Gesù e lui facendosi vedere in fitte tenebre, tanto che sentivo il suo respiro affannoso, il tatto della sua persona ma non lo vedevo, allora ho cercato di fondermi nella sua santissima volontà, facendo i miei soliti compatimenti e riparazioni. E un raggio di luce più splendente del sole è uscito da dentro il mio interno e rifletteva sul volto di Gesù. A quel raggio il suo santissimo volto si è rischiarato e facendosi giorno si sono dileguate le tenebre ed io ho potuto abbracciarmi alle sue ginocchia e lui mi ha detto: Figlia mia, gli atti fatti nella mia volontà sono giorni per me. E se l'uomo con le sue colpe mi circonda di tenebre, questi atti, più che raggi solari, mi difendono dalle tenebre e mi circondano di luce e mi danno la mano per farmi conoscere alle creature chi sono io. Perciò amo tanto chi vive nel mio volere, perché nella mia volontà può darmi tutto e mi difende da tutti, ed io mi sento di darle tutto e di racchiuderle in lei tutti i beni che dovrei dare a tutti gli altri. Supponi che il sole avesse ragione e le piante fossero ragionevoli e di volontà rifiutassero la luce e il calore del sole. Ne amano di fecondare e di produrre frutti. Solo una pianta riceve con amore la luce del sole e vorrebbe dare al sole tutti i frutti che le altre piante non vogliono produrre.
Non sarebbe giusto che il sole, ritirando da tutte le altre piante la sua luce, piovesse su quella pianta tutta la sua luce e il suo calore? Credo di sì. Ora, ciò che non succede al sole, perché privo di ragione, può succedere tra l'anima e me. Detto ciò, è scomparso. Onde dopo è ritornato ed ha soggiunto: figlia mia, la pena che più mi trafisse nella mia passione fu l'affettazione dei farisei. Fingevano giustizia ed erano i più ingiusti. Fingevano santità, regolarità, ordine ed erano i più perversi, fuori di ogni regola ed in pieno disordine. E mentre fingevano d'onorare il Dio, onoravano se stessi, il proprio interesse, il comodo proprio. Perciò la luce non poteva entrare in loro, perché i loro modi affettati ne chiudevano le porte, e la finzione era la chiave che a doppie girate, serrandole a morte, ostinatamente impediva anche qualche barlume di luce. Tanto che trovò più luce Pilato idolatra, perché tutto ciò che fece e disse non partiva da finzione, ma al più dal timore, che gli stessi farisei. Ed io mi sento più tirato verso il peccatore più perverso, ma non finto, che verso quelli che sono più buoni, ma finti. Oh, come mi fa schifo chi fa apparentemente il bene, finge di essere buono, prega, ma dentro vi cova il male, il proprio interesse. E mentre le labbra pregano, il suo cuore è lontano da me, e nell'atto stesso di fare il bene pensa come soddisfare le sue passioni brutali. Poi l'uomo finto, nel bene che apparentemente fa e dice, non è capace di dare luce agli altri, avendone suggellate le porte, quindi agiscono da diavoli incarnati, che molte volte sotto aspetto di bene attirano l'uomo, e questi vedendo il bene si fanno tirare, ma quando al più bello della via li precipitano nelle colpe più gravi. Oh, quanto sono più sicure le tentazioni sotto aspetto di colpa che quelle sotto aspetto di bene. Così è più sicuro trattare con persone perverse che con persone buone ma finte. Quanto veleno non nascondono, quante anime non avvelenano. Se non fosse per le finzioni e tutti si facessero conoscere per quello che sono, si toglierebbe la radice del mare dalla faccia della terra e tutti resterebbero disingannati. Beh, io fermerei subito la lettura, perché con la seconda parte, soprattutto di questo scritto, anche, come dire, esulando un po' dagli aspetti tecnici, come invece la prima parte, della vita nella divina volontà, però dà degli insegnamenti formulati da Gesù con parole molto chiare, anche molto forti, straordinariamente importanti e straordinariamente determinanti per comprendere bene una dimensione essenziale della vita nel divino volere, che abbiamo già visto infinite volte, ma di cui non si parlerà mai abbastanza. Quella che il Salmo 50 chiama la sincerità del cuore. Tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Ossia un cuore che è schietto, è sincero. E come, diciamo così, appare davanti agli uomini, così, per quanto sta nella sua coscienza, apparirebbe davanti a Dio. Non c'è nessuna attenzione, artificio, volto ad apparire non solo diverso da quello che è, ma affettatamente diverso da quello che è,
per sembrare in bene quello che non è. Ci arriveremo nella seconda parte di questo, di questa piccola meditazione che a mio avviso è assai importante, delicata e formativa. La prima cosa importante sono le considerazioni che Gesù di nuovo fa dopo che Luisa, vedendolo con respiro affannoso, ecco, e circondato da fitte tenebre, inizia a fare i suoi, lei li chiama soliti atti, compatimenti e riparazioni. Abbiamo visto nei giorni scorsi, quando Gesù commentava i vari aspetti della sua passione, quindi essere legato dalle catene, con l'agonia dell'orto del Getsemani, che questi stati con cui Gesù si manifesta a Luisa sono tutte conseguenze dei peccati degli uomini e hanno profondamente addolorato l'umanità santissima di Gesù quando era sulla terra e in un certo modo, insomma, no? In un modo a noi non perfettamente comprensibile, perché noi sappiamo che in cielo non entra il dolore in senso stretto, perché c'è l'assoluta felicità, però sappiamo anche, dobbiamo in qualche modo fare nostro il punto, che dal cielo i nostri peccati non sono, come dire, visti come se niente fosse, no? Nel nostro squarcio, diciamo così, di tempo storico, abbiamo anche più volte assistito ai fenomeni delle lacrimazioni mariane, no? Quindi, insomma, che la Madonna piange o piange sangue è certamente un segno molto forte. Il messaggio che dà è che il cuore di Maria è addolorato e quindi non è, ecco, in un modo, ripeto, a noi non chiaro, ecco, perché del resto noi non sappiamo neanche come stanno le cose dall'altro mondo. Nessuno è mai stato in cielo per andare a raccontare tante cose, no? Se non salvo qualche rarissima eccezione. Però indubbiamente queste manifestazioni sono una comunicazione. La vita brutta, la vita che viaggia verso la separazione da Dio, la perdizione da parte delle creature, da Lui create, non è cosa che lascia il cielo indifferente, anzi, gli dà motivo di sofferenza. E queste cose sappiamo bene che nella Divina Volontà, anzitutto, vanno riparate, compatite. Come? Ecco, non semplicemente, ecco, presentandosi come singoli, già questa è cosa molto gradita al Signore, perché è manifestazione di amore e di affetto delicato, no? Se noi una persona sappiamo che sta soffrendo per qualche motivo, o pensiamo anche a quando è successo a noi, no? Se una persona viene e ci consola, o se noi andiamo a consolarla, certamente diamo un sollievo grandissimo. Questa cosa va fatta anche con Gesù e anche con il cuore immacolato di Maria, se uno studia, insomma, anche le apparizioni del Sacro Cuore, del Cuore Immacolato, questo tema c'è. E come? Espresso appunto come richiesta. Richiesta rivolta a quelle che si chiamano le anime amanti. E già questa è grande cosa. Ecco, ma nella Divina Volontà è evidente che un semplice atto già gradito al Signore, creaturale, finito, di chi intende appunto ripararlo e consolarlo con la propria piccolezza, che è tanto piccola ma comunque gradita a nostro Signore, se opera però nella Divina Volontà, quel suo delicato pensiero diventa qualcosa di grande e di infinito, perché non semplicemente dà una piccola consolazione al cuore di Gesù e di Maria, ma come Gesù ci ha spiegato, questi atti fatti nella mia volontà, più che raggi solari mi difendono, dalle tenebre mi circondano di luce. E tra l'altro mi danno la mano per farmi conoscere dalle creature chi sono io.
perché come sappiamo attirano grazie sulle stesse creature che offendono e danno dolore al Signore. Perciò amo tanto chi vive nel mio volere, perché nella mia volontà può darmi tutto, attenzione, mi difende da tutti. Questa è un'espressione molto da meditare, no? Noi sentiamo nel cuore la nostra, il desiderio di difendere Gesù da tutti. Dici, ma come, Gesù ha bisogno di essere difeso? E come se Gesù ha bisogno di essere difeso? Anche, ahimè, adesso tra poco ci arriveremo dai novelli farisei, perché i farisei purtroppo non si sono estinti con la morte e risurrezione di Gesù, disgraziatamente. E non per nulla il pontefice regnante sarebbe interessante andare a contare quanti interventi ha fatto sui farisei e sull'ipocrisia. E se li fa il pontefice regnante, significa che questo problema, ahimè, non è problema che dobbiamo andare a cercare lontano da noi, ecco, tra quelli che con terminologia biblica, ecco, degli Atti degli Apostoli e delle Lettere Paoline si chiamavano un tempo pagani peccatori, ecco. Ma purtroppo, come era anche allora, perché i farisei erano, come dire, personalità di spicco religiose, ecco, che però avevano tradito la religione ostentando falsamente una vita santa, ordinata e regolare, ma, come Gesù poi spiega nelle sue invettive, essendo dentro pieni di morte e di putrefazione, quindi dei più orribili peccati, coperti e ammantati sotto il velo apparente della giustizia. Anche tutto il processo che è stato fatto a Gesù è stato una farsa, è stato, no? Loro volevano toglierlo di mezzo per un motivo molto semplice, come sempre accade. Perché Gesù era santo e la sua santità denunciava anche alla loro coscienza la loro perversione, e la loro santità e la sua santità screditava agli occhi della gente la loro affettata e falsa, anche se, come dire, anche se pretesa nel riconoscimento altrui, santità. Quindi Gesù va difeso. E il compito di difensore di Gesù, attenzione, qui Gesù spiega in che senso, in che modo va difeso, perché ci sono difese e difese. Non è una difesa gradita al cielo quella di prendere la spada e di ammazzare certamente i nemici di Gesù, né quella di prendere la lingua e di ammazzare con la lingua i nemici presunti o veri di Gesù, non va bene neanche questo. La difesa di Gesù va fatta compiendo questi atti nella divina volontà, che possano consolarlo e ripararlo da tutto e da tutti. Poi, per quanto riguarda i suoi nemici e i suoi avversari, ci penserà la stessa divina volontà a ridurre al silenzio, come si legge nei Salmi, nemici e ribelli. E volgiamo finalmente lo sguardo su questi farisei. Atteggiamento più brutto che possa esistere al mondo. E anche il più incomprensibile. Però attenzione, il problema grande del fariseismo, chiamiamolo così, cioè di chi finge giustizia ed è ingiusto, finge santità, regolarità e ordine ed è perverso e fuori di ogni regola e disordine, finge ad onorare Dio, ma onora se stesso, il proprio interesse e il comodo proprio. Come dire, il presupposto di fondo per cui uno possa essere fariseo, io me lo sono sempre chiesto, è il seguente: ma tu ci credi veramente che Dio esiste oppure no? Ma tu ci credi veramente che Dio vede tutto quello che tu fai, anche un pensiero? Ma tu ci credi veramente che, come dice Gesù nel Vangelo, di ogni parola inutile sarà chiesto conto ai figli dell'uomo nel giorno del giudizio? Oppure, ecco, dietro quella coltre indefinita, ecco, magmatica, della presunta divina misericordia, tu ti dimentichi che nella nostra vita dovremo rendere conto anche dei nostri pensieri all'Altissimo, e che Lui ben li vede meglio di come li vediamo noi.
Cioè, la vita del fariseo in senso stretto è possibile perché non c'è un'interiorizzazione corretta e profonda di chi Dio è e non c'è un rapporto intimo e personale con Lui. Il rapporto con Dio è un rapporto semplicemente di facciata, un rapporto esterno, è tutto quanto finalizzato all'ostentazione e al trovare dei riconoscimenti esteriori da parte delle creature. Negli ambienti dove la religiosità è considerata qualcosa di importante, e con gli annessi onori e scalate di possibili scalate di carriera che questo comporta, assumere questa posizione ha i suoi, tra virgolette, chiamiamoli così, satanici vantaggi, perché tu all'esterno appari come quello che non sei, ossia come quello che le persone vogliono vedere, e nel frattempo ti fai tranquillamente tutti quanti gli affari tuoi. E gli affari propri generalmente sono sempre gli stessi, sono sempre quelli delle 3S o delle 3P: sesso, soldi e successo, piacere, potere e possedere, come uno preferisce. Però, attenzione, Gesù dice, quando si è in... Allora, il fariseo è sempre colpevole e in malafede, sempre, perché è finto, quindi ipocrites, Gesù li chiamava ipocriti, farisei in greco significa attore, cioè l'attore per antonomasia sa che sta fingendo, perché sta recitando una parte che non è la sua. Quindi chi ha la sindrome del fariseo non è scusabile, nel senso di non se ne rende conto, non è consapevole, è cieco, e quindi questo Gesù lo dice nel Vangelo, quando entra in una delle infinite dispute con i farisei causate dalla la regione del cieco nato. A un certo punto loro gli chiedono: ma che forse anche noi siamo ciechi? E Gesù risponde: se foste ciechi non avreste alcuna colpa, ma siccome dite noi vediamo, la vostra colpa rimane. Quindi non c'è il beneficio dell'ignoranza. Loro sono doppi, sono falsi, sono astuti sapendo di esserlo. E allora che cosa succede qui? Attenzione, la luce non poteva entrare in loro. E quando la luce non può entrare, vuol dire che quella situazione particolare è un peccato contro lo Spirito Santo. Nel fariseismo se ne vedono almeno un paio di peccati contro lo Spirito Santo. Primo, l'ostinazione nel peccato, perché questi peccano sapendo di peccare e non avendo nessuna minima intenzione di pentirsi dei loro peccati. E secondo, l'impugnazione della verità conosciuta. Per tacitare la propria coscienza, che in qualche modo grida, devono arrabattarsi ed escogitare degli escamotage falsi per accomodarsi tutto secondo i propri comodi. Ed è la stessa cosa che fecero durante il processo di Gesù a suo tempo, no? Cioè, il discorso era questo qui: questo dobbiamo toglierlo di mezzo, perché c'è insopportabile solo al vederlo, dicono i testi dell'Antico Testamento, perché la sua vita è diversa dalla nostra, e quindi dobbiamo, che cosa fare? Dobbiamo trovare un pretesto che anche acquieti la nostra coscienza, e per farlo condannare. Il pretesto religioso è che si fa figlio di Dio e quindi bestemmia. Trasferito, diciamo così, in campo politico, diceva sempre di essere il Messia, il re dei Giudei, delitto di lesa maestà, lo facciamo condannare alla crocifissione. Bello, no? Ecco. Come se Dio fosse cieco e non conoscesse tutti quanti le orde, le trame ignobili dei loro oscuri pensieri. E Gesù dice: questi niente, nessuna luce. Pilato qualche luce la trovò, nonostante che fosse un perverso, un idolatra. Perché? Perché tutto ciò che fece non partiva, questo è evidente, dai Vangeli, dalla finzione, ma dal timore. Pilato aveva solo paura di
incontrare rogne presso l'imperatore, che facessero una sommossa e che gli causassero rogne e problemi con l'autorità di Roma, che nella peggiore delle ipotesi fosse rimosso dalla sua carica di governatore in quanto incapace, eccetera, eccetera. Ma non c'era altro. Certo, questi non sono atti di virtù, ma sono meno gravi della finzione manifesta. E qui arriviamo al punto in cui Gesù veramente affonda dicendo parole molto forti. Come mi fa schifo chi apparentemente fa il bene, finge di essere buono, prega. Ecco del Vangelo, no? Dice: guardatevi dei farisei che divorano le cause delle vedove e in apparenza fanno lunghe preghiere e si riceveranno una condanna più severa. Se noi ci pensiamo, in tutto il Vangelo, se noi sappiamo benissimo che Gesù è l'immagine stessa della mitezza e della misericordia, certamente lui si è approcciato come primi tentativi anche dinanzi a queste caste con il suo stesso stile, ma vedendo che il suo stesso stile diventava occasione semplicemente di maggiore irrisione, poi a un certo punto gliela cantate seriamente. Cioè le cose che Gesù nei Vangeli dice ai farisei e dei farisei fanno accapponare la pelle. Mentre le labbra pregano il suo cuore lontano da me, e nell'atto stesso di fare il bene pensano come soddisfare le proprie passioni brutali. Cosa sono anche disgraziatissimamente tanti scandali a cui abbiamo dolorosamente assistito anche in certi ambienti negli ultimi anni? Come fa un consacrato, un essere umano, a fare delle cose del genere se non perché è un perfetto fariseo? Si finge religioso, di preghiera, eccetera, eccetera, perché copre attraverso questa sua cosa le sue brutali passioni, dice Gesù. Brutali passioni. E uno dice: ma con che coraggio una persona che fa una cosa di questo genere si presenta all'altare a celebrare la messa? Io per esempio non riesco a capire, cioè non sta proprio completamente fuori della mia testa, ma o cioè, è uno che è completamente proprio pazzo, oppure qual è il problema? Il problema è che non ci crede manco che Dio esiste, perché se ci credesse non lo sfiderebbe in questo modo. E questa gente purtroppo era ed è pericolosa. Agisce, Gesù dice, da diavolo incarnato. Il diavolo che cosa fa? Ah, il diavolo viene da noi sotto l'aspetto rassicurante, sotto l'aspetto tranquillo, sotto l'aspetto di uno che ci vuole bene, di uno che ci vuole far contenti, di uno che ci vuole portare verso il bene. Il diavolo si veste da angelo di luce non soltanto quando simula le false apparizioni, ma sempre quando va a tentare l'uomo. Il diavolo si presenta sempre in giacca e cravatta, come una persona distinta, gradevole, un bel ragazzo, insomma, cordiale, affabile. Ha un fine: accattivare il cuore dell'uomo per precipitarlo nelle colpe più gravi. E questi hanno lo stesso identico fine. Allora, si abbiano presente queste cose, ecco, noi non possiamo e non dobbiamo mai giudicare nessuno. Però Gesù, anche nel Vangelo, quando parla dei farisei, dice: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Lo dice: guardatevi. E lo dice anche a noi. Cioè, noi non possiamo e non dobbiamo giudicare nessuno. Però, quando vediamo oggettivamente nei comportamenti delle chiare spie di possibile fariseismo, dobbiamo addrizzare le antenne e dobbiamo stare alla larga da chi incarna questo stile, perché è un demone incarnato, è un lupo vestito da pecora, nasconde il veleno dietro l'apparente bontà finta. E se tu ne entri in contatto, sarai morsicato, sarai avvelenato.
Altra espressione che Gesù usa: quanto sono più sicure le tentazioni sotto aspetto di colpa che quelle sotto l'aspetto di bene. E conclude dicendo: se non fosse per le finzioni e tutti si facessero conoscere per quello che sono, la terra sarebbe un'altra cosa, perché si toglierebbe dalla faccia di essa la radice del male, tutti resterebbero disingannati. Quello che per noi è importante è questo, cioè, perché noi possiamo essere dei piccoli farisei, speriamo non a livello grave, nel senso che ci andiamo a nascondere davanti al Signore e che anche nei nostri gesti apparentemente religiosi non c'è però quella profonda sincerità del cuore che sgorga da un rapporto intimo e personale con Lui, che è una dimensione fondamentale della vita nella Divina Volontà. Ecco, quindi Dio ci scampi certamente da queste esagerazioni e da queste veramente messe in scena dei farisei con la F maiuscola, ma ricordiamo che dietro questo c'è un vuoto profondo, una totale assenza di un minimo rapporto con Dio, pur vivendo in contesti religiosi, partecipando ad azioni sacre o cose di questo genere. E questo è un problema, io dico da sacerdote con l'esperienza che ho, diffuso. Non è, ecco, grave come nelle forme, diciamo così, ecco, estreme, ma è un problema grosso, perché la faccia della terra cambia tanto quanto gli uomini sono capaci di mettersi davanti a Dio, mettersi in discussione davanti a Lui, prendere le proprie scelte davanti a Lui e essere consapevoli che stiamo vivendo sotto i Suoi occhi, che non ci possiamo prendere gioco di Dio, ecco, e che non è, tutto quello che è oggetto volontario, doloso, di compromesso, ecco, di finzione o di altro, sarà rigorosamente giudicato da Gesù, altro che la misericordia. Non perché la misericordia non c'è, la misericordia è immensa, ma verso chi è sincero nel cuore, non per niente, tu vuoi la sincerità del cuore, si trova nel Salmo 50, che è il Salmo che canta la misericordia per antonomasia, perché quello che scrisse Re Davide dopo il peccato commesso terribile nella vicenda Bezzabea, con l'adulterio e l'assassinio del marito della donna con cui era stato. Ecco, quindi una meditazione certamente oggi un po' impegnativa e non troppo allegra, ecco, però certamente importante per l'autenticità della nostra vita interiore di fede e per il nostro cammino di crescita nella Divina Volontà. Ti chiediamo, Santa Vergine Maria, di guardarci e di preservarci come dalla peste bubbonica, da questa peste orribile dell'anima, che è il fariseismo che fa diventare gli uomini demoni incarnati. E ti chiediamo anche, ci permettiamo di chiederti sempre luce e discernimento, perché come dobbiamo avere luce e discernimento per scovare le tentazioni, le trappole sataniche che si presentano a noi sotto angelo di luce per farci cadere, così dobbiamo avere la luce per renderci conto quando siamo, ecco, circondati, ecco, agganciati o in rapporto con qualche povera anima malata di fariseismo, perché possiamo e dobbiamo starne rigorosamente alla larga per non permettere che la nostra anima sia trascinata nel male. Donaci anche il corretto discernimento per comprendere la grande differenza che c'è tra
l'osservare con attenzione i comportamenti per agire di conseguenza e il giudicare la persona e le sue intenzioni, cosa che in ogni caso mai né possiamo né dobbiamo fare. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.